ritrovati in un nuovo video. Oggi mi vedete con un look un po' così strampalato, ma va bene, è stato tutto un po' di fretta. Oggi Andiamo a scartare quest'uovo bellino. Aspettavo già da un po' di tempo che arrivasse in negozio. L'ho preso al Conad. E quindi niente, andiamo ad aprire questo. Prima di tutto ciò, vi ricordo di andarmi a seguire sui vari social, quindi su Instagram mi trovate come filomakeup94 e la filo94, su TikTok come filomakeup94 e su Triragno, sempre come la filo, uguale come qui. Triragno, vi ricordo, è una nuova piattaforma nata per aiutare a crescere, diciamo, a far sentire i nuovi artisti, i nuovi creators. Quindi mi raccomando, è gratis, andatevi a iscrivere, che dobbiamo essere tantissimi di là e dovete andarmi a seguire chiaramente. Vi lascio tutti i link nell'info box e adesso iniziamo il video chiaramente. Iniziamo ad andare a scartare quest'uovo praticamente della Paluani. Della tuna in collaborazione con Tebby, quindi bellino. Scopri una delle fantastiche sorprese Toon Tandy Friends. Io l'anno scorso era sempre con tuna, la Paluani, e ho trovato il termometro, così sarebbe, vabbè, da cucina, ecco, il termometro da cucina. Spero quest'anno, cioè prima di comprarlo, ho fatto un po' così perché l'anno scorso volevo proprio il termometro e si sentiva il rumore effettivamente del campanellino. Stavolta no, chiaramente ce l'ho già, quindi spero di trovare o il portachiavi che è qui o qualcos'altro. Nel caso, pazienza, è sempre una cosa utile. Andiamola ad aprire. Bello che c'ha questo cosino così col bottoncino che si apre subito. Ta-da! È bella questa fantasia. Cioè, volendo voi potete riutilizzarle le buste per fare regalini ai bambini di questo caso. Tagliate giusto questa parte qua. Questa si può riutilizzare, questa parte dei regalini. Comunque, adesso vi cambio visuale. Eccoci qui con l'uovo. Questo poi, se non è, non vi ho detto, ma è da 240 grammi ed è al latte finissimo. E così, stavolta cambiamo la tecnica per rompere l'uovo. Allora, facciamo così. Più forte devo fare, ma qui siamo su una scrivania. Facciamo così, diamo come uno di voi mi ha commentato che fa, diciamo, per rompere l'uovo lo prende a pugni. Quindi andiamo così, col pugno di Bud Spencer. Ecco qui. Eccolo, l'ho trovato! Bellino! Cioè, l'ho trovato! Cioè, guardate quanto è bello! Lo sapevo che era lui, lo sapevo! Perché sentiva che era una cosa leggera e che non suonava. Quindi che non era il termometro da cucina. Ed era proprio lui che volevo. Stavolta, questo enorme, perché è enorme, ragazzi. Portachiavi, praticamente Teddy. Che carino! Questo lo metterò, diciamo, magari alle borse, vediamo. Ma guardate quanto è bello il pucciosino! Tra l'altro, quest'uovo l'ho pagato solo 8,90 euro. Non costano tanto queste uova. Andiamo. Allora, oggi, tra l'altro, vi faccio vedere subito, subito. Adesso, gli elastici dal dentista. Quindi facciamo questa prova, vediamo se si può, se riesco a mangiare un pezzettino piccolino di cioccolata senza avere problemi con gli elastici.
riesco a mangiarli. Buono, buonissimo, buonissimo. Ragazzi, io direi di concludere qui questo video. Sono molto contenta della sorpresa, era proprio quello che volevo. Quanto è bello, è troppo bello, è enorme. Il cioccolato è buonissimo. Tra l'altro, vi devo aggiornare chiaramente sulla situazione dei denti. Diciamo che ho fatto un pochettino di cose, vi dovrò aggiornare. Quindi nei prossimi video vi aggiornerò anche sulla situazione denti, chiaramente. E vi dico solo che stanno andando comunque alla grande, quindi di questo sono contenta. Quindi vi ricordo ancora, andatemi a seguire nei vari social, prometto di riuscire a essere un po' più attiva, è un periodo un po' difficile su sta cosa, ma vediamo, devo essere attiva, più che altro, diciamo così, devo essere più attiva, e va bene. Intanto sostenetemi con un bel like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo, a sabato, vi ricordo, a sabato. Ciao!